Baldo, com'è andata la gara? Tu sei il centro cinofilo del Taburno, sei il principale organizzatore. Abbiamo collaborato con l'associazione commercianti, abbiamo dato la nostra esperienza nel campo cinofilo per organizzare la manifestazione di stamattina, che era una manifestazione dove presentavamo il nostro centro, che si occupa, oltre che di avere un canile per canile randaggio, anche di addestrare sia i cani sia i futuri addestratori. Infatti la nostra è una scuola di formazione riconosciuta dall'ENCI. Stamattina abbiamo fatto un'esibizione con gli addestratori che si sono formati al primo corso che si è tenuto l'anno scorso al centro cinofilo del Taburno. Abbiamo riabilitato 4 cani randaggi e li abbiamo addestrati, socializzati, addestrati, e oggi abbiamo dimostrato quello che siamo riusciti a fare anche con i cani pelicci. Senti, che edizione è questa festa? Questa è la seconda edizione, ce ne sarà, mi auguro, una terza ancora più importante. Proveremo a organizzare un'esposizione regionale riconosciuta dall'ENCI, non amatoriale come questa di oggi, come quella che fu fatta l'anno scorso, ma cerchiamo di fare una cosa riconosciuta dall'ENCI. L'anno scorso Palazzo Ducale, quest'anno davanti al Comune, la prossima se sarà regionale? Siccome abbiamo bisogno di spazio, penso, la mia idea è quella di utilizzare tutte e due le piazze, sia la piazza Belvedere sia la piazza del Municipio. In contemporanea potrebbe essere un'idea bella. Speriamo che riusciamo, è il nostro obiettivo per l'anno prossimo, mio personale e pure quello dell'associazione sicuramente. Grazie. Prego. Andiamo avanti con il prossimo, questo è il numero 32. Dopo Batuffolo, arriviamo al numero 43. Attenzione, abbiamo un ospite un po' intimorito. Ok. Piano piano si sblocca. Chiaramente anche non è abituato alla presenza di tutta questa gente, quindi cerchiamo anche di comprendere il suo stato ansioso. Si tratta solo di prendere coraggio. Ciao, nome? Gabriele, come si chiama? Emi. Emi, allora raccontaci un po' la storia di Emi. Allora, si era presa al Camino di San Giorgio, cioè 3 mesi e mezzo, sono un avessi sentito. Come mai questa scelta, siete andati di proposito al canile, cioè volevate un cane, così eravate? Siamo lato a te, tipico. Va bene, per ora come vi trovate? Avete avuto difficoltà nella gestione? Ci possiamo... No, si chiede che... Andiamo avanti con il numero 17. Asia. Allora, qual è la storia di questo bambino? Thank you.
Comitato Madonna del Roseto, grazie per aver partecipato con noi.
Poi ringrazio Rufino D'Onofrio, che è rappresentante della Polizia Municipale, e voglio ringraziare anche il comandante Vitangelo D'Onofrio, perché ci è stato molto d'aiuto in questi giorni. Nello stesso tempo vorrei ringraziare per la partecipazione di tutta questa giornata il Centro Cinofilo del Saturno, in particolare Ubaldo Di Massa. Di ringraziare soprattutto dei nostri associati quali la cantina di Soropata, la cantina Santi Martini e Masseria Vignavecchia, che hanno sponsorizzato questa manifestazione.